Ciao, posso esserti utile? Stavi cercando qualcosa in particolare? Intendevo se hai già un autore in mente oppure un titolo di un libro che hai già sentito nominare o che è stato pubblicizzato e magari vorresti acquistare. Ok, quindi per una lettura rilassante sotto l'ombrellone, giusto? Sì, guarda, veramente ho tantissimi libri. Te ne faccio vedere qualcuno che ho qui già a disposizione subito, altrimenti se non dovessero piacerti quelli che ti mostro adesso, li possiamo sempre ordinare, ok? Poi ti farò magari vedere un catalogo dove potrai scegliere il romanzo o qualsiasi tipologia di libro tu voglia. Per intanto comunque ti mostro questi, ok? Comincio subito. Il primo libro che ti mostro è questo. È di Fabio Volo e si intitola Il giorno in più. Questo è abbastanza consistente come libro, però ha una lettura molto semplice e scorrevole. Allora, come vedi nella copertina è rappresentata una colazione fatta da un locale, infatti si intravede questa finestra che affaccia su una strada newyorkese. Vedi qui c'è un taxi, insomma, una mattina come tante in una grande città. Vado a leggerti un pochino qualcosa, giusto per farti capire un po' di cosa tratta, anche perché io, non avendo letto tutti i libri che ho qui a disposizione, non li conosco tutti, sono sincera, ti dico la verità. Allora, sveglia, caffè, tram, ufficio, palestra, pizza, giornate sempre uguali, scandite da appuntamenti che alla fine si assomigliano tutti, persi nel cielo grigio di una metropoli che non sa più sorridere. È la vita di Giacomo, uno che non si è mai fatto troppe domande, che è andato incontro agli avvenimenti, rimanendo sempre in superficie. Un giorno però Giacomo incontra sul tram una sconosciuta e se la ritrova davanti il giorno dopo e quello dopo ancora, per mesi. E così quelle tre fermate lungo il tragitto per andare in ufficio diventano un appuntamento importante della giornata. O meglio, diventano l'appuntamento. La sconosciuta ha un destino che la porta lontano, in un'altra città, e Giacomo, per la prima volta nella vita, decide di non rimanere in superficie, di prendersi anche il rischio di diventare ridicolo e parte all'inseguimento di un sogno. L'amore, l'amicizia, il viaggio, i dubbi, più una dose di gioco e sana incoscienza. Questo romanzo ha gli ingredienti e il gusto delle parole più riuscite di Fabio Volo, la prova esaltante di un talento narrativo che ha raggiunto la maturità senza perdere un briciolo di freschezza. Secondo me questo libro qui non è male, eh? Da quanto ho capito la trama è abbastanza avvincente e deve essere interessante da seguirlo capitolo dopo capitolo. Potrebbe piacerti una cosa del genere. Ok, te lo metto qui. Questo costa 5 euro. No, non è tanto. Poi, altro libro. Diremo Guerrini, Strega. Dunque, questo è un nero italiano. Fa parte di una serie di thriller. In copertina vediamo il viso di una ragazza con uno sguardo molto molto magnetico e vado a leggerti di cosa si tratta. Neanche questo ho letto, quindi sono tutti libri nuovi per me, perché mi sono appena arrivata. Un thriller storico che utilizza al meglio le due risorse del genere. Da un lato una rigorosa ricostruzione di ambienti e di personaggi, dall'altro una fantasia creatrice che mette a fuoco alcuni problemi che la storiografia sta affrontando e dei quali l'autore fornisce un'interpretazione variegata e complessa. Dunque, chi è Battistina? Una strega di appena 12 anni, capace di compiere prodigi e fatture e di convincere i rovi a fiorire.
oppure una povera contadina ignorante che conosce solo le virtù inebrianti delle erbe e delle piante di montagna. A chiederselo sono in tanti in un remoto angolo dell'Italia del 1587. A inerpicarsi fino all'antichissimo e oscuro borgo di Triora e l'entroterra ligure sarà una spedizione organizzata dalla Repubblica di Genova, composta dal lucido e crudele Giulio Scribani, commissario straordinario incaricato di debellare la stirpe delle streghe, che con la sua logica sfiderà i vicari dell'Inquisizione, e dal giovane Nicolò, segretario e scrivano, il cui destino finirà per legarsi fatalmente a quello della giovane strega. Una costruzione perfetta dell'Italia ai tempi dell'Inquisizione, un'indagine meticolosa e ricca di particolari, una storia che cattura per la sua prosa letteraria i colpi di scena davvero sorprendenti. A quanto ho capito, questo libro tratta di una caccia alle streghe, parla un po' dell'Inquisizione del 1500, proprio qui in Italia, nel nostro paese. È un po' più impegnativo secondo me, però se uno è appassionato del genere ci può stare. Che ne dici? No, ok, questo non è proprio il tuo genere, allora lo mettiamo da parte. Invece quello di prima di Fabio Volo rimane un po' nelle tue... Ok, sì, infatti te l'ho messo lì. Te ne mostro un altro. Questo è un romanzo di Ken Follett e si intitola Alta Finanza. Beh, io amo Ken Follett comunque come scrittore, però non voglio essere di parte. Ti dico un po' di cosa tratta questo libro. Quindi Alta Finanza già ti fa capire che è abbastanza, diciamo, su un genere un po' impegnativo, no? Felix Lasky, proprietario di una grande azienda, le cui fondamenta poggiano su traffici illegali, tenta con una manovra spregiudicata di entrare nel vorticoso mercato azionario. Gli uomini rivelano di fronte a situazioni estreme la loro forza e le loro debolezze. Un Follett di classe, alle prese con l'esclusivo e avvincente mondo del giornalismo, della borsa e della finanza. Anche questo è un romanzo che, insomma, deve piacere. Ken Follett, diciamo che è abbastanza o piace o non piace, ecco, però ha un modo di scrivere che a me intriga veramente tantissimo, e anche magari una tipologia di lettura che non interessa, nel modo in cui lui la mette giù diventa intrigante ugualmente e quindi ti spinge a leggere. Questo non è poi grandissimo, si può finire, te lo puoi dosare tu, no? Insomma, puoi dosarti le pagine da leggerti giornalmente, come anche per gli altri libri. Costa solo 3 euro se dovesse interessarti, ti faccio un ulteriore sconto. Bene, ok, allora te lo metto insieme a quello di Fabio Volo. Okay. Arriviamo a questo. Sola come un gambo di sedano di Luciana Littizzetto. Sì, è di qualche anno fa, ma ne abbiamo vendute tantissime copie. Ecco, adesso non voglio fare pubblicità a questa persona, però vabbè, il libro è qui, quindi te ne devo parlare, giustamente. Come vedi è molto semplice, lineare, 2 colori prevalenti, so che non c'entra nulla, ma anche la copertina non so perché, bianco e verde, come il sedano. Single, leggermente frollata, cerca principe azzurro, anche fallato. E questa è dietro. Allora. Qui lei scrive: ma quali fasci di rose rosse, ma quali buche di mammole, date retta a me, mazzi di scarpe. Questo è il desiderio inconfessabile di ogni femmina. Io vorrei conoscere di persona gli ideatori della pubblicità degli assorbenti femminili. Secondo me sono tutti uomini e sostanzialmente pazzi. Beh, secondo me anche lei non è tanto registrata, come dico io. Comunque,
È un romanzetto abbastanza semplice, parla di alcune sue esperienze descritte in chiave ironica, ecco. Per come lei poi, che è una donna molto molto ironica e sola come un gambo di sedano, già il titolo fa capire un po', no? Gli argomenti che tratterà all'interno di questo libro qui. È abbastanza scorrevole come lettura, io ci ho dato un occhio, sono capitoli diversi, di poche pagine ciascuno, quindi veloce anche come lettura e rilassante se uno vuole farsi anche due risate spensierate. Questo costa 7 euro. Ok, ti piace allora? Potrebbe interessarti come lettura? Ma sì, guarda, tanto in vacanza sei lì per rilassarti, non pensare a nulla e secondo me un libro anche del genere può distrarti dai pensieri. Esatto, e ti aiuta a rilassarti con un sorriso magari. Ok, quindi abbiamo detto questo ti interessa, questo di Ken Follett e questo di Fabio Volo, giusto? E devi dirmi tu quale vuoi, se li vuoi tutti e tre, te li do tutti e tre. Io ti consiglio di prenderli perché comunque in vacanza dipende quanto tempo stai tu. 2 settimane. Diciamo che se sei una che legge molto, li fai fuori subito. Se invece leggi ogni tanto solo una mezz'oretta, un'oretta sotto l'ombrellone, possono bastartene anche due o uno, scegli tu. Ok. Quindi tutti e tre? Ah, bene, mi fa molto piacere. Ma fai bene, tanto comunque i libri prima o poi si leggono se si tengono lì. Puoi tenerlo anche sul comodino e leggerlo la sera prima di andare a letto se non dovessi finirlo in vacanza. Ok, benissimo. Allora te li incarto o te li porti con un sacchettino? Oh, va bene. Allora te li preparo. Ma grazie a te.